Auguri di una buona giornata, benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Apriamo parlando della riforma della sanità della Regione Toscana, perché come sappiamo le opposizioni in Consiglio regionale vogliono mettere in atto un referendum tra i cittadini per abrogare quella legge appunto sulla sanità che tra le altre cose riforma il sistema delle ASL portandole a 3 di area vasta. Su questo naturalmente fanno battaglia le opposizioni che hanno raccolto e stanno raccogliendo le firme per il referendum, una corsa contro il tempo, ma il bilancio di quelle raccolte finora è già positivo. Diamo il servizio. Va avanti e spedita la raccolta di firme per il referendum contro la riforma della sanità voluta dal presidente della regione Enrico Rossi. Ad oggi le firme raccolte, certe, sono 28.000, ma i comitati hanno dichiarato che con quelle messe insieme nei comuni e dai partiti politici la quota si alza fino a 30.000. I comitati promotori hanno fatto il punto della situazione in Consiglio regionale alla presenza dei partiti politici che hanno sposato la causa. Sì Toscana Sinistra, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord. La riforma sanitaria prevede anche la riduzione delle ASL da 12 a 3 a partire dal 1 gennaio del 2016. Noi abbiamo l'impegno di concludere la raccolta delle firme entro il mese di ottobre. Per raggiungere 40.000 firme mancherebbero quindi sostanzialmente una quindicina di giorni e sappiamo con certezza che raggiungeremo anche questo obiettivo. Nelle intenzioni del Presidente della Regione la riforma dovrebbe portare un risparmio di risorse fondamentali in un periodo di spending review imposta dal Governo. Questa legge non potrà che peggiorare ulteriormente la situazione perché la gran parte degli ospedali verranno depotenziati sia da un punto di vista dei servizi sia naturalmente del personale. Quindi è importante, visto che abbiamo questa opportunità, che tutti i cittadini toscani facciano sentire la propria voce, difendano il proprio diritto e l'unico modo che abbiamo è andare a firmare entro fine mese, in modo tale da andare a votare in primavera del 2016. Ora di firme ne servono altre 10.000 per istituire la consultazione pubblica con cui i referendari puntano a smantellare la riforma sanitaria. E parliamo anche, torniamo a parlare dell'inchiesta dell'ANAS di Firenze che ha portato agli arresti domiciliari 3 persone, spunta infatti anche un diamante nel giro delle tangenti, sequestrati gioielli a 2 dei dirigenti ANAS arrestati il 30 settembre per l'inchiesta di corruzione, il diamante avrebbe un valore di circa 100.000 euro, 60 quadri di valore, denaro contante preziosi, tra cui appunto anche il diamante. Secondo la Procura di Firenze questi beni potrebbero essere provento delle attività illecite e non sarebbero giustificati con i redditi percepiti dagli indagati. Secondo quanto riportato dall'agenzia giornalistica ANSA, al capo compartimento area toscana di ANAS, Antonio Mazzeo, sono stati sequestrati una 60ina di quadri nella sua casa in Puglia, tra le opere alcuni quadri di Mario Schifano e di altri autori quotati. Invece a Roberto Troccoli, capo servizio amministrativo dell'ANAS Toscana, sono stati sequestrati 15.000 euro in contanti preziosi e gioielli, tra questi anche il diamante da 100.000 euro. Mazzeo e Troccoli si trovano dal 30 settembre agli arresti domiciliari e i sequestri furono fatti durante le perquisizioni in quei giorni. Torniamo a parlare anche del Forteto, conclusasi l'inchiesta giudiziaria, ripartita anche la seconda commissione d'inchiesta regionale. Ebbene, il Movimento 5 Stelle torna alla carica in Parlamento, chiedendo appunto anche un'inchiesta parlamentare, soprattutto per far luce sulle eventuali connivenze tra la cooperativa del Forteto e il Partito Democratico in Toscana. Su questo abbiamo anche sentito il parlamentare grillino Alfonso Bonafede, il servizio. Non si placano le proteste sul caso del Forteto. Il Movimento 5 Stelle infatti ha chiesto sul blog di Beppe Grillo una commissione ad hoc per far luce sulla vicenda della comunità mugellana, alla quale per 30 anni vennero affidati bambini in difficoltà che finirono poi per essere vittime di violenze e maltrattamenti. I 5 Stelle appaiono determinati con una proposta di legge ed un appello al governo Renzi. La richiesta è chiara, la cooperativa deve essere commissariata. Alfonso Bonafede, deputato Movimento 5 Stelle, ha parlato di responsabilità dello Stato nella vicenda Forteto. Abbiamo fatto una richiesta, cioè noi abbiamo depositato 2 proposte di legge alla Camera, una alla Camera e una al Senato, per l'istituzione di una commissione d'inchiesta
che accerti le responsabilità politiche e istituzionali sulla vicenda del Forteto, perché chiaramente le responsabilità penali sono di competenza del Tribunale e degli organi giurisdizionali. È un atto doveroso e rappresenterebbe finalmente una risposta da parte dello Stato ad una vicenda tragica, drammatica, in cui lo Stato, a causa della sua negligenza, è stato complice. E vedremo naturalmente come andrà. Intanto parliamo anche di quella che fu la strage di Viareggio, per cui sono imputate, ci sono tanti imputati, tra cui anche l'allora AD di Ferrovie dello Stato di Trenitalia Moretti, che potrebbe rinunciare alla prescrizione. Il legale dell'ex amministratore delegato Mauro Moretti, nella sua dichiarazione, ha fatto infatti intendere che il suo assistito potrebbe rinunciare alla prescrizione se quello della prescrizione per fatti sostanzialmente assorbiti da altri ben più gravi reati dovesse diventare il vero problema, ha scritto il legale di Moretti. Personalmente non avrei alcun dubbio a consigliare di rinunciarvi per spazzare via ogni ulteriore strumentalizzazione. Mauro Moretti è imputato al processo per la strage di Viareggio, che nel 2009 provocò 32 vittime. Queste le immagini di quella terribile notte. I reati a rischio prescrizione sono l'incendio doloso plurimo e le lesioni colpose. Fra gli altri reati contestati ci sono l'omicidio colposo e il disastro ferroviario. Parliamo anche di cronaca, però, perché al Forte dei Marmi è stato sradicato un bancomat con un carrattrezzi. I ladri hanno portato via lo sportello automatico di un supermercato di Forte dei Marmi, lo stesso che nel 2014 era stato forzato con dell'esplosivo. Quando i carabinieri sono arrivati in via Giovan Battista Vico di fronte al supermercato, i ladri avevano già fatto perdere le loro tracce. In compenso, i segni del furto erano ben evidenti, visto che i malviventi hanno utilizzato un carro attrezzi per sradicare il bancomat e fuggire con l'incasso. Il colpo è stato portato a termine intorno alle 3 di notte. L'allarme del supermercato è scattato e ha messo naturalmente sulle tracce dei ladri e l'istituto di vigilanza, che poi ha contattato i militari dell'arma. Non è la prima volta, come detto, che questo supermercato viene preso di mira da ladri particolarmente creativi. Nel 2014 infatti lo stesso bancomat era stato fatto saltare a colpi di esplosivo e tutti i soldi contenuti all'interno stati rubati. Stavolta i malviventi hanno preferito invece portarsi via l'intera struttura per aprirla poi con calma, evidentemente in un luogo sicuro. Parliamo anche di un premio particolare, un premio consegnato per una campagna pubblicitaria, la migliore campagna pubblicitaria istituzionale, e che va all'aeroporto di Firenze per un fiocco davvero speciale. Vediamo. Un fiocco rosa, un enorme fiocco rosa sull'entrata degli aeroporti di Firenze e Pisa per festeggiare la nascita di Toscana Aeroporti. È questa l'idea, premiata come migliore campagna pubblicitaria della categoria istituzionale, che ha avuto proprio lo staff di Toscana Aeroporti. A consegnare il premio al responsabile della comunicazione dell'azienda è stato Federico Barraco, che ha sottolineato come questo riconoscimento nazionale tende a premiare la creatività e l'efficacia della comunicazione pubblicitaria. Un fiocco rosa, dunque, all'ingresso della società aeroportuale di Firenze e di Pisa, per sottolineare una sinergia che ha dato i suoi frutti in un accordo assai significativo, siglato ufficialmente il 1 giugno 2015. L'assemblea dei soci di SAT, la società di gestione dell'aeroporto Galilei di Pisa, aveva infatti votato sì alla fusione con ADF, società di gestione dello scalo di Firenze, con il sostegno di un'ampia maggioranza. Non erano mancate, comunque, forti polemiche sia al Comune di Pisa che alla Regione Toscana, con l'assessore Dario Danti che aveva annunciato le proprie dimissioni in segno di protesta. L'idea di un'integrazione fra i due scali era stata rilanciata nel 2010 dal Presidente della Regione Enrico Rossi per bilanciare le spinte verso il potenziamento dell'aeroporto di Firenze, fortemente voluto dall'allora sindaco Matteo Renzi, al fine di scongiurare il rischio di un'improvvida concorrenza interna. E naturalmente, insomma, con Giovanni Luca Valea avevamo ripercorso anche brevemente quella che è stata la storia di questa fusione, una fusione ormai nei fatti, e si procede a tappe serrate per la costruzione dell'aeroporto, anche se, come sappiamo, abbiamo parlato spesso, il Ministero dell'Ambiente ha chiesto delle integrazioni al master plan presentato da Toscana Aeroporti, integrazioni di cui faranno parte anche alcune osservazioni proposte dai comuni e capitanati dal sindaco di Prato, Matteo Biffoni.
È in atto a Firenze intanto una protesta degli studenti contro la buona scuola, sono circa 500 le persone in corteo che sfilano per le strade del centro di Firenze. Nel pomeriggio sarà prevista anche un'assemblea a Santa Pollonia, è ancora la buona scuola, la riforma di Matteo Renzi al centro delle proteste, questa volta sono i ragazzi della SIM, studenti in movimento, i ragazzi dell'UDO, l'Unione Universitaria e la rete degli studenti medi dei licei fiorentini a scendere in piazza. Il corteo con circa 500 ragazzi è partito da San Marco, ha proseguito per via Cavour in mattinata, poi Duomo, via dei Cerretani, Santa Maria Novella, Ponte alla Carraia fino a Santo Spirito. Parliamo anche di Renovo, insomma la società che è investita di costruire l'impianto a biomasse in Mugello. Ieri c'è stata una riunione importante con diversi addetti al taglio degli alberi, quindi diversi boscaioli, che si è tenuta in un agriturismo nel Vicchiese. Era per noi lì Chiara Elci che ce ne parla. Giornata di incontri, quella di giovedì 8 ottobre, nel suggestivo agriturismo Stazione di Monta, immerso nella campagna vicchiese. Il responsabile filiera legno della società AgriRenovo Spa ha avuto il piacere di incontrare i rappresentanti di diverse imprese boschive del Mugello e delle zone limitrofe, per coinvolgerle in un più ampio discorso di sostenibilità, cercando così di portare avanti il progetto di Renovo. Tale società, nata nel 2007, si propone come obiettivo sviluppare progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, tesi alla riduzione di CO2 e al raggiungimento di uno sviluppo locale ambientalmente e paesaggisticamente sostenibile. Renovo si propone sull'intero territorio nazionale come facilitatore di progetti nell'ambito dell'energia sostenibile che prevedono la costruzione di piccole centrali termoelettriche cogenerative alimentate da biomasse agroforestali ed agroindustriali e da biogas. Un progetto che in Mugello volge verso la realizzazione di un impianto a pellet, come ci spiega lo stesso Diego D'Incao. Il consumo del pellet in Italia ha superato le 3,5 milioni di tonnellate e la produzione nostra nazionale è quasi irrisoria su quello che è proprio il fabbisogno. Il paradosso è però che usiamo neanche il 20% ricaccio vegetativo di quelli che sono i nostri boschi a livello proprio nazionale e di conseguenza questi ci rimangono qua e noi compriamo pelle dal Canada, praticamente da tutto il mondo. Il nostro intento è quello di creare appunto, valorizzando di più il materiale, quello nostro locale di filiera, creandone un marchio M+, un marchio che sia ben tracciabile e definito proprio del Mugello, in cui poi arrivi nel mercato, soprattutto non solo locale, che dia un valore aggiunto un po' a tutti. Un contributo importante per il territorio che porta la società direttamente alla manifestazione mondiale dell'Expo di Milano. L'anno prossima sarò Expo ospite di Terra Madre Slow Food per i progetti di sostenibilità sociale e ambientale che faccio, proprio perché credo molto nel territorio, credo molto che questo sia il percorso, quello corretto e più giusto, perché tutti siano coinvolti a 360 gradi e che diventi quasi un po' un ritorno al futuro. Un incontro che ha portato ad accordi di partnership tra la società e le imprese boschive, nonché la raccolta di adesioni al cosiddetto PIF, il progetto integrato di filiera, una realtà che viene vista positivamente anche dai numerosi boscaioli presenti all'incontro. L'iniziativa Renovo per me è una cosa molto valida e positiva, specialmente nella nostra zona, essendo una zona molto boschiva la nostra e ricca quindi di legname, cioè avere una fonte che ti assorbe quantitativi di legname che loro sarebbero intenzionati ad assorbire, per noi è una risorsa non indifferente, quindi io credo in questa iniziativa. Tutto ciò non può che generare valore aggiunto a tutti noi, ricorda il responsabile D'Incao, perché per ottimizzare la redditività esiste un solo sistema, valorizzare il prodotto. E ci colleghiamo con Leonardo Ermini della Protezione Civile della provincia di Firenze, che saluto perché domani ci sarà un'esercitazione importante sul rischio sismico nell'Alto Mugello, insomma un'esercitazione che comprenderà varie forze insomma, dell'ordine, insieme naturalmente alla Protezione Civile ma anche al 118 e tante altre, ma che mira a coinvolgere anche la popolazione. Allora, buongiorno Ermini, ce ne vuole parlare un po' di questa importante esercitazione? Sì, buongiorno. L'esercitazione è impegnata su uno scenario di vento che è realistico, nel senso. La zona dell'Alto Mugello è una zona ad elevata pericolosità sismica. In caso di vento viene simulato tutto il trattamento di 100 miliardi di barrati. Non
consulenza vengo l'esercitazione impegnata sul concetto dell'autosoccorso, cioè le popolazioni che rimangono isolate devono essere in grado di supplire nelle prime ore dopo l'evento, che sono quelle poi molto spesso decisive, soprattutto per la salvaguardia della vita umana, essere in grado di autosoccorrersi, quindi di portare soccorsi alle persone coinvolte, ai feriti che eventualmente ci sono. Non è una cosa da sottovalutare in alcun modo, e soprattutto mi preme sottolineare che questa esercitazione avviene al termine di un percorso formativo e informativo totalmente condiviso con le amministrazioni comunali, con il Centro Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione Comune del Mugello, con la Prefettura, il 118 come giustamente richiamava lei, le forze dell'ordine, i carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato, l'ottavo reparto volo della Polizia di Stato, e non vorrei essermi dimenticato nessuno, un percorso che è durato l'estate con delle giornate, tutta l'estate con delle giornate nei tre comuni interessati, e che ha cercato appunto di creare questa informazione in maniera tale da essere pronti in caso di sisma a poter intervenire in modo celere direttamente con le risorse presenti sul territorio, per cui c'è stato il coinvolgimento dei servizi sanitari, delle strutture dei comuni, anche dei centri operativi della città metropolitana di Firenze per quanto attiene la viabilità. Ecco, questo è un po' il contesto in cui sarà sviluppata l'esercitazione. E tra l'altro anche il prefetto Alessio Giuffrida sarà presente nella sala operativa dalle ore 10 di domattina. Sì, perché il noccio dell'esercitazione è che, tra l'altro, come è realistico che accada, anzi sicuramente accadrebbe, in caso di un evento del genere, che è un po' il riferimento al terremoto di Vicchio del 1919, verrebbe convocato il centro di coordinamento dei soccorsi, e che è presieduto appunto dal prefetto, e per cui il prefetto verrà in sala operativa presso la nostra struttura di via dell'Ormasello a Firenze. Senta Ermini, un'ultima domanda, perché visto che proprio questa esercitazione denominata Autosoccorso 2015, appunto come diceva lei, come ricordava, mirata anche a coinvolgere, no, le persone, vorrei chiedere una cosa, perché spesso negli ultimi tempi, quando si assistono a eventi diciamo gravi, che possono essere sismici ma anche insomma idrogeologici, soprattutto in Toscana negli ultimi tempi, sembra che i social network, Facebook in particolare, abbiano un ruolo fondamentale nella popolazione, no? Soprattutto per scambiarsi informazioni, ma anche ormai con le amministrazioni comunali e così, dicevo i social network, ma in generale la comunicazione telematica e via telefono, insomma. Sì, la comunicazione è una misura chiave della protezione civile ormai. Anche noi abbiamo il nostro canale Facebook, con cui lavoriamo moltissimo, teniamo sempre aggiornato, perché riteniamo che sia fondamentale, soprattutto in fase preventiva rispetto agli eventi, poterli in qualche modo poter informare direttamente anche la cittadinanza di quello che potrà accadere, oltre che gli addetti ai lavori, perché poi la protezione civile si occupa appunto di cittadini, non soltanto di personale eventualmente coinvolto. Certo. Un evento del genere, ecco, c'è da specificare anche questo, che probabilmente in queste prime ore post evento non ci sarà nemmeno questa possibilità, e anche questo è simulato, perché ovviamente le linee telefoniche e anche quelle, le connessioni dei dati, probabilmente andranno tutte fuori uso, ecco, per cui c'è da tenere in considerazione anche questo aspetto, per cui puntiamo molto anche nel testare il nostro sistema di collegamento radio, che comunque è un sistema che va tenuto sempre allineato e rodato periodicamente, perché ce n'è bisogno poi. Certo, naturalmente. Allora, in bocca al lupo a Leonardo Ermini, insomma a tutto il corpo della protezione civile, per questa esercitazione, grazie per essere stato con noi. E noi naturalmente, lo ricordava anche Ermini, lo ripetiamo perché è uno dei canali primari anche della protezione civile, visto che tantissime persone ormai utilizzano i social network come canale primario di informazione, anche la protezione civile ha un suo canale dedicato, molto attivo, e su cui si possono reperire costantemente informazioni e news su eventuali stati di allerta o situazioni pericolose, insomma, per le proiezioni delle ore successive, sia per quanto riguarda l'eventuale maltempo, ma
anche, come ricordava Ermini, per eventi critici come possono essere appunto i sisma. Parliamo anche, cambiamo completamente argomento, parliamo di una convention però, una realtà fiorentina nata a Firenze da un gruppo di ragazzi che hanno deciso di creare una tattoo convention, quindi insomma una rassegna sui che abbia come tema centrale i tatuaggi, completamente autogestita, e adesso però insomma è diventata davvero un fiore all'occhiello per quanto riguarda la città gigliata, che richiama persone da tutto il mondo e quest'anno dovrebbe ospitare oltre 300 tatuatori. Vediamo. Per quanto riguarda appunto il panorama artistico, quest'anno che cosa ne sei? Allora, i tatuatori che saranno presenti in convention saranno più di 300, 325 per l'esattezza, e si spazierà in diciamo un po' tutto il mondo, perché ci saranno 36 paesi appunto in tutto il mondo, Sud America, Nord America, Giappone, Cina, Nuova Zelanda, Filippine, quindi diciamo che ci sarà un'unione mondiale alla Florence Tattoo Convention, oltre che culturale ovviamente sarà anche per quanto riguarda il tatuaggio, quindi ognuno porterà la propria cultura e le proprie tecniche appunto dalle diverse parti del mondo. Avremo 8 pedane nelle quali tatueranno tatuatori che faranno tecniche a mano, quindi sarà molto interessante insomma venire a vedere queste tecniche tradizionali, alcune delle quali sono ormai quasi in disuso, quindi scompariranno col tempo. Si passa da appunto la tecnica filippina del martelletto alla bacchetta thailandese, bacchetta irezumi quindi giapponese, martelletto neozelandese, insomma ci sono moltissime tecniche che sicuramente ai visitatori potranno sicuramente far gola e interessare, anche solo vedere una volta nella vita è sicuramente una cosa molto interessante. Quando ero molto piccola, ero la più grande di 5 figli, disegnavo su tutti i miei fratelli e su tutti i miei amici di scuola, tanto che le insegnanti mi dovevano togliere le penne, mi lasciavano solo la matita con la quale fare i compiti. Poi una volta più grande avevo davvero bisogno di un lavoro e ho chiamato ogni singolo negozio di tatuaggi sull'elenco telefonico. Solo uno assumeva ed ho iniziato come segretaria. Poi mi hanno preso per 3 anni in apprendistato ed adesso tatuo da 8 anni. Sono entusiasta di essere qui, sono così emozionata. Personalmente per me è importante viaggiare, partecipare alle convention, specialmente all'estero, perché c'è tanta amicizia tra noi tatuatori. Nel reality litighiamo sempre, ma nella vita vera per me i miei colleghi sono i miei fratelli. Si prendono cura di me ed io mi prendo cura di loro. Trovare altri fratelli in altri paesi del mondo è meraviglioso. Questo è un evento patrocinato dalla Regione Toscana già da anni, che nasce dall'iniziativa spontanea di un gruppo di giovani fiorentini che sono riusciti a creare nell'arco di poco tempo un evento di fama internazionale, senza alcun fondo pubblico, soltanto contando sulla propria creatività, e che è anche un modo per pensare oggi un'uscita dalla crisi, un'uscita dalla crisi fondata anche sull'arte e la creatività, perché il tatuaggio è una forma di arte, è un modo per utilizzare il proprio corpo sia come strumento di comunicazione, sia come fare del proprio corpo una vera e propria opera d'arte. Fabio Boni dell'Assicurazioni Boni SRL è il nuovo presidente della sezione territoriale di Mugello e Val di Sieve di Confindustria Firenze. Boni, 44 anni, socio fondatore delle Assicurazioni Boni SRL, con i suoi oltre 40 addetti. Le Assicurazioni Boni è una società di agenti indipendenti di assicurazione, questa è la foto ieri dell'investitura. La sezione territoriale Mugello Val di Sieve di Confindustria Firenze conta sul territorio 118 imprese per oltre 3.700 addetti, nominati anche 2 vicepresidenti, Chiara Bellomo della MacArthur Glen di Barberino e Fabio Boni della FASEP 2000 Borgo San Lorenzo. Rinnovato anche il consiglio direttivo della sezione territoriale, che risulta composto da Simone Bettini della Rosse, Giacomo Borselli, Paola Calamai, Michele Cecchini, Pietro Chirico, Donatella Cursi, Massimo Ferratti, Alessandra Gerini, Luca Giuliano, Paolo Pasquale, Francesco Pieri, Claudio Poli, Luciano Questi, Anna Sodi, Mauro Toccafondi.
della ICAP SIRA, componente di diritto come past president Paolo Poli del Mugello Circuit, e questa è la composizione della nuova sezione territoriale di Mugello e Val di Sieve di Confindustria. Parliamo anche, rimaniamo sul Mugello, parliamo anche del Marrone, il Marrone IGP, che è proprio nella zona dell'Alto Mugello, torna finalmente ad essere di diritto il campione, diciamo così, della cucina mugellana, dopo un anno difficile, quello scorso, messo in crisi dal cinipide, il Parsita del Marrone. Quest'anno il rilancio è decisivo, e ne hanno parlato ieri in regione Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, e il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Cristian Menghetti. Sentiamo. Presidente, il Mugello è un territorio molto importante per la Toscana e in autunno ancora di più. Ma il Mugello si presenta come la terra che nel rapporto fra città e contado, inserito naturalmente in una sinergia positiva, ha sempre dato di più di qualsiasi altra terra, a Firenze e in generale al tessuto urbano che sulla piana arriva dopo le belle montagne e poi colline che vengono dal Mugello. Peraltro questa è la stagione caratteristica del Marrone, e il Marrone è l'elemento dominante soprattutto nell'Alto Mugello. Il Marrone di Marradi, di Palazzolo, di Firenzuola ha ispirato anche artisti e poeti e è diventato un elemento tratto significativo della nostra identità, dell'identità del Mugello, dell'identità dell'area fiorentina, dell'identità della Toscana. Sì, un prodotto importantissimo che purtroppo negli ultimi anni aveva conosciuto dei problemi di produzione a causa di un insetto, il cinipide galligeno del castagno, ma da quest'anno possiamo dire che abbiamo superato questo problema grazie a un grande intervento di lotta biologica, quindi siamo tornati in produzione con un prodotto ottimo, di alto livello qualitativo e anche in termini quantitativi, e quindi tutti i visitatori che verranno nel Mugello per questo autunno troveranno un ottimo prodotto e anche a dei prezzi assolutamente accessibili che consentiranno a tutti di scoprire questo fantastico prodotto. Devo dire che proprio le manifestazioni che si svolgono collateralmente anche alle sagre e alle fiere caratterizzano ancora di più l'identità del Mugello, e quindi è un tutt'uno, cultura, ambiente, agricoltura, sociale, nel rendere la straordinaria e affascinante storia di una terra unica che si intreccia con la storia della Toscana. Il Mugello sarà pieno di colori e di sapori, mi viene da dire, quindi le nostre vallate, che sono già bellissime di per sé, si arricchiranno di colori autunnali, quindi tutti i nostri boschi si infiammeranno di giallo e di rosso, dando al nostro paesaggio delle caratteristiche assolutamente invidiabili. E a questo abbiamo unito anche le caratteristiche rurali del nostro territorio, consentendo a chiunque di riscoprire dei sapori che ormai erano stati dimenticati. Quindi una grande occasione turistica per scoprire un territorio incontaminato a due passi dalla città. Notizia di ieri: resteranno aperti 11 uffici postali a rischio. Il TAR della Toscana ha infatti accolto le richieste presentate dai comuni che hanno fatto ricorso e ha sospeso le chiusure fino alla sentenza fissata per aprile. Gli uffici in questione resteranno aperti sono quindi quelli di Gavorrano, Scanzano, Capalbio, Roccalbegna in provincia di Grosseto, poi Montale, Pergine e Piteglio in provincia di Pistoia, Aulla e Villafranca in Lunigiana, Vico Pisano in provincia di Pisa e San Godenzo in provincia di Firenze. È un risultato che i comuni attendevano ed è arrivato questa mattina, ha commentato il presidente di Uncem Toscana Oreste Giurlani. Viene premiata la tenacia e il forte senso di responsabilità dei comuni che hanno creduto nella difesa di questo servizio essenziale, così ha detto Giurlani. Ed è giunto anche il momento però di vedere qual è la situazione del traffico in Toscana. Un cordiale saluto dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPLI. In A1 prestare attenzione al personale su strada per lavori tra Arezzo e Monte San Savino in entrambe le direzioni. Attenzione anche al mezzo pesante fermo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze, riduzione di carreggiata tra San Casciano Nord e il casello di Firenze Impruneta in direzione Nord. In FIPLI personale su strada tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est verso
Monza-Livorno. Prestare attenzione al veicolo fermo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Per quanto riguarda le statali, sulla 223 di Pagani con rallentamenti per lavori in galleria tra Fercole e Bagni di Petriolo in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto, altri aggiornamenti attraverso i nostri canali social. Buon viaggio! E siamo in chiusura anche noi, giusto il tempo di ricordarvi questa sera l'appuntamento alle 19 con Telegram e domani l'attesissima prima puntata alle ore 14 della Tara, condotto da Giacomo Guerrini, il nuovo programma di Teleiride registrato al mercato centrale di San Lorenzo a Firenze, e quindi una puntata da non perdere, anche perché avrà Giacomo Guerrini ha come ospite Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana. È tutto allora per questa edizione di Studio TG, grazie per averci seguito, appuntamento con questo programma a lunedì. Buonasera.